Quando ci siamo confessati con cuore sincero e con il proposito di ricominciare una vita nuova, evitando le occasioni e rinunciando ai peccati, noi iniziamo una nuova vita risorgendo in Gesù Cristo. È davvero una nuova dimensione interiore, un risorgere da una vita vuota e infruttuosa. Questa vita terrena ci è data per uno scopo fondamentale: conoscere, amare e servire Dio per poi goderlo nell'altra vita. È importante avere bene in mente questa finalità, altrimenti tutto si disperde ed i nostri giorni passano senza senso. Non è mai troppo tardi. Dio ci dona questo tempo per poter crescere in Lui nella progressiva divinizzazione ed ogni momento della vita terrena è utile. Dio raccoglie ogni più piccola intenzione buona ed attende la nostra disponibilità a corrispondere al suo amore. Anche se dovessimo ricadere nei soliti peccati a causa della nostra fragilità, rialziamoci con fiducia. La misericordia di Dio non ha limiti. Dio non è venuto per condannare, ma per salvare. Negli inferi Dio non viene lodato. Finché siamo in vita in questa dimensione terrena, abbiamo sempre la possibilità di contemplarlo e lodarlo per tutto. Non scoraggiamoci. Egli può tutto, anche cambiare i nostri cuori. Preghiera, penitenza e fiducia in Lui, dunque. Egli ci soccorre sempre. La vita innestata in Lui non è più vuota ed infruttuosa, perché Egli sa molto bene dove vuole portarci, perché ci sta preparando un posto, lo aveva promesso. Il suo amore per noi dura per sempre.